Sarà una prima parte di 2014 molto importante ed impegnativa, quella che attende il Palermo di Beppe Iachini, laureatosi campione d'inverno alla fine del girone d'andata. Una classifica dalla quale i rosa potranno guardare tutti dall'alto fino almeno a fine mese, quando si dovrà tornare in campo per l'intensa seconda metà della stagione in Serie B. Il rientro al lavoro delle vacanze ha già consegnato tutti gli effettivi al tecnico ascolano, che attende risposte anche dalla società impegnata nel mercato di riparazione, anche se di riparazione non si può certo parlare. Iachini sulla questione è stato chiarissimo nelle settimane appena trascorse. Servono rinforzi che diano un'impronta più simile a quella da sempre voluta dal tecnico. Il primo di questi rinforzi è già in gruppo al tenente onorato. Roberto Vitiello si è catapultato anima e corpo nel progetto Palermo, con l'ex Siena che nel corso della presentazione al Renzo Barbera, che sarà la sua casa almeno fino a giugno, con l'opzione per un altro anno, ha parlato delle caratteristiche tecniche e tattiche che metterà al servizio della causa rosanero, ossia la lotta alla promozione diretta e della sfida che lo attende al rientro in campo dopo la squalifica inflittagli a margine del processo sul calcio scommesse. C'è solo una parola per descrivere quello che ho passato: incubo. È una faccenda che comunque è stata superata. Ci tengo a precisare che io col calcio scommessa non c'entro niente, perché la mia storia, la mia vicenda non c'entra niente con le scommesse. Ci ho perso notti e giorni a cercare di capire e sinceramente oggi ancora non l'ho capita. E possiamo dire come si è conclusa: si è conclusa con un'omissione di denuncia di una partita dove io non ho neanche giocato perché ero in tribuna in stampelle, quindi vi lascio immaginare quello che ho subito. È stata da subito un'opportunità che mi ha affascinato, quindi con grandissimo entusiasmo che ho accettato questa nuova avventura. Il mister mi conosce, credo, abbastanza bene, sa che posso giocare sia da centrale che da esterno. Io vengo qua, mi metto a disposizione, dove c'è bisogno, all'occorrenza giocherò.